Miffy adorava i colori. Guardò fuori dalla sua finestra per vedere quali colori avrebbe notato. Vide che il cielo era azzurro e il prato era verde. Vide dei fiori rossi e dei fiori gialli nel suo giardino. Guardò le sue mani. «Io sono bianca», disse, «e indosso un vestito blu». «È proprio una bella cosa che ci siano così tanti colori», pensò. Proprio in quel momento suonò il campanello. Era Melanie. «Ciao, Melanie», disse Miffy. «Ciao, Miffy», disse Melanie. «Sto andando al parco giochi. Vuoi venire con me?» «Oh, certo», disse Miffy. Così le due conigliette uscirono insieme. Andando al parco giochi, passarono davanti alla casa di Poppy Pig. La casa di Poppy Pig era rossa con un tetto verde. E c'erano dei bei fiori gialli nei vasi davanti alla finestra. C'era Poppy Pig che proprio allora arrivava dal suo giardino. Portava una carriola piena di fresche carote arancioni. «Ciao Poppy Pig», disse Miffy. «Ciao Miffy». «Ciao Melanie», disse Poppy Pig. «Che bella casetta colorata hai, Poppy Pig», disse Melanie. «Grazie», disse Poppy Pig. «È così allegra». «Sì, è molto carina», disse Miffy. Miffy e Melanie salutarono Poppy Pig e continuarono il loro cammino. Quando arrivarono al parco giochi, Miffy e Melanie andarono su un'altalena gialla. Scesero giù per uno scivolo azzurro. E girarono e girarono su di una rossa giostra. Miffy disse a Melanie: «Guarda, ci sono così tanti diversi colori dappertutto». «Oh sì», disse Melanie, «è molto divertente. E poi tu sei bianca e io sono marrone. Anche noi due siamo di due diversi colori. Siamo di due diversi colori, ma siamo comunque della stessa razza», disse Miffy. «Certo», confermò Melanie, «siamo due conigliette, solo che una è bianca e una è marrone». Le due amiche risero quando videro ancora altri colori. «Ci sono colori diversi ovunque guardi», disse Melanie. Videro un uccello verde e poi ne videro uno azzurro e tante farfalle colorate. Intorno al parco giochi c'erano tanti fiori colorati. Mentre si stavano incamminando verso casa, le nuvole cominciarono ad addensarsi. Il cielo azzurro diventò grigio. «Oh, povere noi, ho paura che stia per piovere», disse Miffy. «Sarà meglio che ci sbrighiamo». Ma poi apparve un raggio di sole e le due amichette videro la massima espressione di ogni colore. «L'arcobaleno!» gridò Miffy. Entrambe pensarono: «Quanto è meraviglioso e colorato il mondo!» Una mattina Miffy era molto emozionata. La sua nonna e il suo nonno sarebbero venuti a farle una visita. Quando arrivavano, succedeva sempre qualcosa di emozionante. Il nonno portava un grande pacco. La mamma e il papà diedero il benvenuto ai nonni di Miffy. «Ciao, nonna! Ciao, nonno! Sono così felice di vedervi!» «Anche noi siamo felici di vederti, Miffy», disse nonna Bunny. «Abbiamo portato qualcosa che pensiamo ti piacerà molto, Miffy», disse il nonno. «È qualcosa che ho fatto io nel mio laboratorio, appositamente per te». «Oh, di cosa si tratta?»
domandò Miffy. Non vedo l'ora di vederlo. Miffy aprì con molta attenzione il pacco. Era un magnifico, splendente, colorato monopattino di legno. «Quanto è bello!» disse Miffy. «C'è persino un piccolo cestino qua sopra. Così potrò portare il mio orsacchiotto». «Grazie! È un regalo davvero bello, nonno!» Miffy volle provare subito il suo monopattino. «Andiamo al parco giochi, così lì potrai provare il tuo monopattino, Miffy», disse papà Bunny. «Io verrò con te». Così Miffy salì sul suo monopattino, portando con sé il suo adorato orsacchiotto nel cestino. Papà Bunny dovette correre molto veloce per riuscire a starle dietro. «Spero che tu ti stia divertendo, orsacchiotto», disse Miffy. L'orsacchiotto sembrava dire «Sì, mi sto davvero divertendo, Miffy». Presto Miffy e suo papà arrivarono al parco giochi. Melanie, l'amica di Miffy, era lì che giocava. «Ciao, Melanie», disse Miffy. «Ciao! Che bel monopattino che hai, Miffy», disse Melanie. «Mio nonno l'ha fatto apposta per me nel suo laboratorio», disse Miffy. «Lo vuoi provare?» «Oh, sì, Miffy, grazie», disse Melanie. «Ma prima di tutto devi domandare al mio orsacchiotto da che parte vuole andare. Penso che lui voglia fare un giro intorno al parco giochi». «D'accordo», disse Melanie. «Lo porterò a fare un giro intorno al parco giochi e lo riporterò sano e salvo da te». Miffy guardò Melanie allontanarsi. Non vedeva l'ora che tornasse. Adorava il suo nuovo monopattino. Quando Melanie ritornò, le disse: «Questo è proprio un meraviglioso monopattino, Miffy. Chiederò a mio nonno di farne uno anche per me. Così potremo andare a fare dei giri insieme». «Sarebbe davvero fantastico», disse Miffy. Miffy si sentì molto felice mentre andava a casa per un tè. E nonno Bunny fu molto contento che il monopattino avesse riscosso così tanto successo. La volta dopo, quando Miffy e suo papà andarono al parco giochi, Melanie arrivò su di un bellissimo monopattino proprio come quello di Miffy. C'era anche il suo orsacchiotto, contento di fare un giro in monopattino. Miffy e Melanie, insieme ai loro orsacchiotti, trascorsero un piacevole pomeriggio. Poi amici ti divertirai, Snaffy, Granti, Boris e anche Poppy è qui con te. Tutti insieme siete lì per giocar così. Miffy, sei una coniglietta. Miffy, dolce un po' furbetta. Miffy, la nostra amichetta. Un giorno, Poppy Pig invitò Miffy a casa sua per un tè e dei biscotti. Miffy domandò a sua madre se poteva andare. «Certo che puoi andare, Miffy», disse mamma Bunny. «Ma stai attenta col monopattino. Fa molto freddo fuori e potrebbe essere scivoloso se inizia a nevicare». «Starò molto attenta, mamma», disse Miffy. «E ti prometto che ti porterò qualche buon biscotto di Poppy Pig». Miffy guidò il suo monopattino fino alla casa di Poppy Pig. Arrivò presto alla casa di Poppy Pig senza alcun problema. Poppy Pig aveva cucinato dei biscotti deliziosi e preparato del buon tè. Miffy e Poppy Pig trascorsero un piacevole pomeriggio.
Miffy si dimenticò totalmente dell'ora. All'improvviso suonò il telefono. Pronto? È la tua mamma, Miffy, disse Poppy Pig. Dice che è meglio che tu vada verso casa perché sembra che stia per nevicare. Accidenti, disse Miffy. Sono stata davvero molto bene con te, Poppy Pig, ma ora devo proprio andare. Miffy si infilò il suo cappotto e la sua sciarpa. Stava per salutare Poppy Pig quando si ricordò della promessa fatta alla sua mamma. «Posso avere qualche biscotto da portare alla mia mamma, per favore?» domandò a Poppy Pig. «Ma certo!» Poppy Pig mise un po' di biscotti dentro un sacchetto e lo infilò dentro il cestino del monopattino di Miffy. «Guida con molta prudenza il tuo monopattino, Miffy!» Quando Miffy cominciò ad andare verso casa, iniziò a nevicare. Cercò di fare più attenzione che poteva. In poco tempo ci fu così tanta neve che si cominciava a scivolare. E mentre scendeva giù da una piccola collina, boom! Miffy non si fece male, ma decise di portare a mano il suo monopattino per il resto della strada. A casa, mamma Bunny cominciava ad essere un pochino preoccupata. «Spero che non sia successo niente a Miffy», pensò. Poi vide Miffy. Che sollievo! Aprì subito la porta. «Ciao, Miffy», disse la mamma. «Sono felice di vedere che sei venuta a casa portando a mano il tuo monopattino. Ho iniziato a guidarlo», disse Miffy. «Poi sono scivolata e caduta dal monopattino. Così ho deciso di scendere e di continuare camminando. Dopotutto non mi sono fatta niente. Ti ho portato un po' dei buonissimi biscotti di Poppy Pig». Miffy guardò dentro il sacchetto. Dov'erano finiti i biscotti? «Accidenti», disse Miffy. «Quando sono caduta, tutti i biscotti si sono rotti. Ora dentro il sacchetto non ci sono che delle briciole». Proprio in quel momento, papà Bunny arrivò a casa. «Ciao a tutti», disse. «C'è della bellissima neve dappertutto. È l'ideale per fare un bel giro in slitta». «Oh no», disse mamma Bunny. «Fa troppo freddo per me. Preferisco il mio caldo forno». «Farò un'infornata dei vostri biscotti preferiti». Risero tutti. Poi, mentre mamma Bunny era impegnata in cucina, Miffy si divertì a fare un giro sulla slitta. Era una meravigliosa giornata estiva e Miffy domandò alla sua mamma e a suo papà se la sua amica Granty poteva restare con lei per tutta la notte. «Sì», disse la mamma, «e fa abbastanza caldo, per cui se volete potete dormire nella tenda in giardino». «Oh, sarà fantastico», disse Miffy felice. Papà Bunny disse che l'avrebbe accompagnata lui a casa di Poppy Pig a prendere la sua nipotina Granty. Presto furono sulla macchina di papà Bunny per andare a casa di Poppy Pig. «Ciao, Poppy», disse papà Bunny. «Miffy vorrebbe invitare Granty a stare con lei questa notte. Se prepari le sue cose, io la porterò in macchina a casa nostra». Presto erano di ritorno verso casa di Miffy e le due piccole amiche erano molto emozionate al pensiero di dormire in tenda. Quando arrivarono a casa di Miffy, videro che mamma Bunny aveva già montato la tenda. «Sarà molto divertente, Granty», disse Miffy. «Spero solo che tu non abbia paura del buio». «Non avrò paura se tu starai con me, Miffy», disse Granty. Le due piccole amiche si infilarono dentro i loro sacchi a pelo nella tenda buia. «Che cosa è stato questo rumore?» sussurrò Granty. «Io ho paura». «Sono solo dei grilli», sussurrò Miffy. «Fanno sempre questo rumore durante la notte. Non devi aver paura di loro».
Che cos'è? Sussurrò Granty, che era veramente molto impaurita. È solo una civetta che sta sempre sull'albero tutta la notte, sussurrò Miffy. Non devi avere paura di lei. Granty aveva paura e disse: perché non portiamo la tenda a casa di Poppy Pig domani? Lì i rumori del giardino mi sono più familiari. Le due amiche si infilarono nei sacchi a pelo e finalmente si addormentarono. Quando fu mattino, si svegliarono e mamma Bunny portò loro la colazione. «Avete dormito bene?» chiese loro mamma Bunny. «Granty ha avuto paura dei rumori che venivano dal nostro giardino, mamma. Possiamo portare la tenda a casa di Poppy stanotte?» Così papà Bunny smontò la tenda e portò in macchina le due amiche a casa di Poppy Pig. «Possiamo montare la tenda nel tuo giardino stanotte?» chiese papà Bunny. «Granty dice che si sentirebbe più tranquilla a dormire nel tuo giardino. Miffy è una coraggiosa coniglietta e non penso che avrà paura.» «Ma certo!» disse Poppy Pig. Più tardi le due piccole amiche erano dentro la loro tenda nel giardino di Poppy. Granty si sentiva a casa e dormiva tranquillamente. Ma non Miffy. Sentì tanti strani rumori. «Oh, povera me!» sussurrò Miffy spaventata. «Ora sono io ad avere paura. Che cos'è questo rumore? Svegliati, Granty! C'è uno strano rumore che io non ho mai sentito prima d'ora.» Granty cominciò a ridere. «È solo mia zia Poppy che russa. Fa così tutte le notti.» A quel punto le due amichette cominciarono a ridere. Risero e risero fino a quando non si addormentarono. La maestra di Miffy era un coniglio molto simpatico e tutti i ragazzi la adoravano. Quando scoprirono che sarebbe stato presto il suo compleanno, cominciarono a pensare a cosa regalarle. Miffy e i suoi compagni di classe parlarono di questo in giardino. «Perché non le cuciamo un vestito nuovo?» suggerì Eggy. «Troppo difficile», disse Winnie. «Non conosciamo la sua taglia. Che ne dite di un'enorme scatola di dolci?» «Io adoro i dolci», disse Melanie. «Io penso che preferirebbe un grande gelato», disse Eggy. «Cibo, che buona idea», disse Miffy. «Penso che alla nostra maestra piaccia il buon cibo. Perché non facciamo diventare la classe un ristorante?» «Sì», disse Melanie. «Alcuni di noi possono fare i cuochi ed altri i camerieri.» «Che tipo di cibo prepareremo?» domandò Winnie. «Che ne pensate di una zuppa di carote?» disse Miffy. «Mia mamma mi aiuterà a prepararla.» Si misero d'accordo su cosa ognuno di loro avrebbe fatto. Miffy e la sua mamma si misero subito al lavoro. Tagliarono le carote, le cucinarono e riempirono una grossa scodella con la deliziosa zuppa di carote. Gli altri conigli stavano preparando grembiuli per i camerieri e cappelli per i cuochi. Decorarono alcuni piatti per i tavoli del ristorante. Scrissero un menù e lo colorarono. Volevano che la cattedra della maestra somigliasse a un vero tavolo da ristorante. Quando arrivò il giorno del compleanno della maestra, tutti i coniglietti ridevano e parlavano piano piano. La maestra si domandò che cosa stesse succedendo in classe. Poi tutti cominciarono a cantare. «Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri cara maestra, tanti auguri a te.» La maestra fu molto sorpresa. «Che carini ad esservi ricordati», disse. Era molto felice. «Abbiamo una sorpresa speciale per lei», disse Melanie.
Le abbiamo organizzato un pranzo di compleanno al ristorante, proprio qui, nella nostra classe, disse Miffy. Così misero una bella tovaglia sulla cattedra della maestra. Un candelabro, un menù, piatti decorati, un bicchiere per l'acqua e un coltello, una forchetta e un cucchiaio. Grazie, ragazzi, disse la maestra. Questo è un ristorante bello ed originale. E mi piace molto. E guardò amorevolmente i suoi studenti. Ma si sentì triste quando si accorse che i suoi ragazzi la stavano guardando mentre lei mangiava. Così disse: «Penso che sarei molto più felice se anche voi, cuochi e camerieri, vi uniste a me. Perché non unite tutti i vostri banchi, così possiamo sederci tutti insieme allo stesso tavolo? Penso che ci sia abbastanza zuppa di carote per tutti». La maestra prese delle scodelle e dei cucchiai dalla mensa della scuola. Così lei e i suoi coniglietti si gustarono il meraviglioso pranzo. C'era abbastanza zuppa di carote per ognuno. Fu la migliore festa di compleanno della loro classe. Miffy, sei una coniglietta. Miffy, dolce un po' furbetta. Poi amici ti divertirai, Snaffy, Granti, Boris e anche Poppy è qui con te.